Nome: Luca. Valentino. Soprannome: Maro. Vale. Professione: Pilota. Motociclista. In che categoria corri? Moto 2. MotoGP. Qual è il tuo allenamento preferito? Il ranch. Girare al ranch. Cosa hai pensato quando ti sei allenato per la prima volta con Valentino Rossi? Boh, non mi ricordo, passati molti anni. Secondo me potrebbe essere stato alla cava. Quando ti è venuta l'idea di creare il ranch? Nel 2011, con Graziano. Chi va più forte in allenamento al ranch? Io. Delle volte mi frega, quindi potrei dire un po' più forte lui ultimamente. Gli allievi superano il maestro? No, anche Vale fa paura. Gli allievi superano il maestro? Delle volte sì. Ti fai scrupoli quando puoi superarlo? Ci penso un po' di volte mentre sto facendo sorpasso. Ti sei mai fatto superare apposta? No. Sei mai stato così veloce da poterlo superare? Sì. C'è qualcuno abbastanza veloce da superarti? Sì. Quanto il terreno del ranch aiuta a prepararti per la gara del motomondiale? Beh, ci sono alcune similitudini. Per esempio, mi ritrovo molte sensazioni quando guido la mia moto sul bagnato. Molto, perché si guida con un basso grip e quindi impari moltissimo a controllare la moto e anche a usare il corpo per bilanciarti quando scivola. Quindi è un allenamento molto importante anche per l'asfalto. Cosa significa fare parte dell'Academy? Far parte di una famiglia, è un gruppo di allenamento fantastico. È partito come un gioco ed è diventata una cosa bella. Non pensavo che di divertirmi così a seguire i piloti giovani, mi piace molto. Quanto l'Academy è scuola e quanto famiglia? 80% famiglia, 20% scuola. È un po' tutti e due, perché comunque è anche una scuola, ma stiamo sempre insieme, siamo amici, andiamo a cena, quindi è anche una famiglia. Qual è la soddisfazione più grande che hai avuto da quando hai aperto l'Academy? La prima vittoria di Luca in Malesia nel 2018. Quanto sei cresciuto come pilota da quando frequenti l'Academy? Decisamente, sono cresciuto molto. Anche perché penso sono maturato proprio anche come persona. Ti senti cresciuto come pilota e come uomo da quando c'è l'Academy? Assolutamente sì, sia come pilota che come uomo. E come uomo stare con i giovani dà una grinta e una è come se ti ricarica le batterie. E poi allenarsi a questo livello con tutti i piloti del mondiale, tutti top, e ti fa imparare molto anche come pilota. Quanto sei cresciuto come uomo da quando frequenti l'Academy? Non lo so, chiediamo a altri, ma penso comunque molto. Non so se l'Academy ha influito moltissimo, ma comunque anche il mio percorso di crescita personale, invecchiando, ho imparato più cose. Quanti giorni a settimana giri al ranch? Uno. Di solito uno. Cosa succede quando finisce l'allenamento? Di solito cena tutti insieme, riguardiamo le immagini e diciamo un po' dai, com'è andata, ci stuzzichiamo un po' tra di noi, ridiamo insieme e concludiamo una bellissima giornata. Quando finisce l'allenamento facciamo la doccia tutti insieme, che non è un bellissimo momento, e poi andiamo a mangiare e riguardiamo l'americana e poi cerchiamo di litigare o comunque di vedere se c'è qualche contatto, qualche cosa, ognuno dice la sua. Chi è il preferito della mamma? Vale. Ah, bisognerebbe chiederglielo a lei, non saprei. Il tuo piatto preferito che prepara lei? Tanti, è migliorata molto in cucina negli ultimi anni, è tutto molto buono, però i cappelletti in brodo a Natale sono sempre la cosa migliore di tutte. È bravissima mia mamma a cucinare, negli ultimi anni è migliorata un sacco. E il pollo con le patate, mezzo preferito? La mia Kalex Moto 2 con motore Triumph. La Yamaha M1, il tuo idolo? Vale. Idoli sportivi, perché mi piace molto lo sport, Ronaldo, il brasiliano, oppure come pilota sono sempre stato un grande tifoso di Kevin Schwantz. Una cosa che ti mancherà quando Val non ti farà più venire al ranch dopo questa intervista? Non lo so, le sensazioni mentre guido la moto, con poco grip, il posteriore che parte, il fermarsi dopo un turno e chiacchierare tutti insieme. Però speriamo che mi faccia venire ancora. A Misano hai detto che chiuderai l'Academy.
Cosa ti mancherà di più? Mi mancherà di allenarmi con loro, di stare con loro, ma anche di andare a cena la sera, di parlare della vita in generale, ecco. Le sapevo tutte.